industriale era bellissima, però creava lavoro. Ma anche nel mondo in cui ero ragazzino, negli anni 70, c'erano le acciaierie in riva al mare, reparti di verniciatura, il lavoro era durissimo, ma la ricchezza veniva creata con il lavoro. Oggi il lavoro è sempre diventato un problema. Se un'azienda licenzia, le sue quotazioni in borsa saliranno, i suoi azionisti si arricchiranno. E la rivoluzione digitale è più il lavoro che distrugge che non quello che crea. Prima i robot hanno distrutto il lavoro operaio, oggi la rivoluzione digitale dell'intelligenza artificiale stanno distruggendo il lavoro del ceto medio. Qual è la banca che assume se l'operazione la puoi fare online? Qual è l'agente di viaggio che assume se il biglietto aereo lo compri sul web? Qual è l'agenzia immobiliare che assume se la casa poi la puoi visitare su internet? E si potrebbero fare molti esempi. Amazon è straordinaria, meravigliosa, ma distrugge anche posti di lavoro, perché non c'è mai arriva il tono in piazza. E quando tu compri una cosa su Amazon non è che c'è una persona che te la porta, c'è un braccio meccanico che si aziona e te la spedisce. Pensate quante piccole librerie stanno chiudendo. Ecco, quando chiude una piccola libreria, non può pensare che sia soppiantata da Amazon, perché io mi ricordo da ragazza, dal mio paese, andavo in libreria, la gente veniva, chiedeva al libraio che cosa leggo, quale libro mi consigli, era un punto di incontro. Noi abbiamo svuotato i centri storici delle città appunto per andare all'outlet del centro commerciale, e adesso finiremo anche per svuotare gli outlet dei centri commerciali, di cattedrali nel deserto, perché la spesa la faremo su Amazon, la faremo online, e quindi anche quei luoghi di incontro, che bene o male gli outlet sono diventati, saranno presto soppiantati.